Salve a tutti e ben ritrovati qui sul canale, io sono Simone Scarpino e quest'oggi vi parlerò di un argomento che sembra abbastanza insolito rispetto agli altri che ho pubblicato, quei pochi video che ho pubblicato, perché poi per esigenze lavorative e insomma soprattutto di lavoro, ma poi di vacanza, non sono riuscito a pubblicare nulla, ma non mi sento in obbligo di pubblicare nulla. Ho letto in questi giorni di un interessante articolo su gli effetti del coronavirus, del lockdown, del contagio sul mondo del lavoro in generale. E mi è sembrato molto molto bello e particolare. In realtà l'ho letto qualche giorno fa, è una notizia che ha già qualche giorno. È stata pubblicata forse per la prima volta dal Sole 24 Ore, ripresa da ANSA e da poi tutti gli altri giornali, molti giornali, ecco, non tutti. Però è interessante perché non tanti, sia per la notizia in sé, ma anche per i numeri che poi sono stati pubblicati, ovvero si dice, insomma, questi esperti calcolano che questo, insomma, il coronavirus, vabbè, sì, ha avuto un impatto devastante sull'economia in generale, ma sicuramente, soprattutto nelle grosse città, quindi Milano, Torino, Firenze, Roma, soprattutto Milano, in particolar modo per insomma, perché questi numerosi lavoratori che si trasferiscono dal sud al nord, con particolare appunto menzione a Milano, che è la metropoli in Italia qui che attira maggiormente persone da tutta Italia, anche da tutto il mondo in realtà. E che si trasferiscono appunto lì ogni anno, ogni mese a cercare lavoro, o semplicemente si trasferiscono per lavorare lì. Basta ricordare che la sede Sky, che prima, insomma, la sede principale Sky, che prima si trovava a Roma, è stata spostata praticamente a Milano, e quindi tutti i lavoratori poi sono dovuti trasferire. Questo è successo qualche anno fa. Tutti i lavoratori che prima lavoravano appunto a Roma, avevano una famiglia a Roma, abitavano a Roma, si sono dovuti trasferire di botto a Milano. C'è stato un grosso disagio, famiglie divise, insomma, un casino bestiale. E con gli effetti però di questo coronavirus devastanti, si è dovuto un po' ripensare questo mondo del lavoro, come tutti sappiamo, soprattutto con la formula dello smart working, che in realtà esisteva ed era praticata pochissimo, e mai era praticata. E infatti nel corso della mia attività lavorativa mi è capitato di affrontare una questione del genere, quindi sono arrivato a poi sostenere, sposto un attimo, sono arrivato a sostenere all'epoca che bisognava equiparare, appunto, uno dei miei atti, bisognava equiparare lo smart working, cioè lo smart working è il lavoro dipendente, quindi non funziona più come prima, quindi, ovvero che il lavoro dipendente era considerato quel lavoro che appunto richiedeva la presenza in ufficio con gli orari d'ufficio, insomma, utilizzando quel posto appunto fisico messo a disposizione dall'azienda, dalla ditta, ma può essere lavoro dipendente anche il lavoro svolto da casa sotto le direttive e il costante controllo, monitoraggio dell'azienda, del capo, eccetera, eccetera. Quindi sono arrivato all'epoca a sostenerlo e niente, mi ritrovo e ci ritroviamo in realtà poi di nuovo. E qui con appunto questa tipologia di lavoro che praticamente se, per forza di cose è stata la principale, insomma, la principale modalità con cui si è svolto il lavoro un po' di tutti, non di tutti i settori, perché in alcuni settori non si può attuare, ma in molti settori sì. Si lavora bene in alcuni casi, insomma. Dicevo, sì, si lavora bene, insomma, quindi è una modalità che è stata poi apprezzata, riscoperta, anche per necessità. Cosa succede? Che nell'ultimo periodo, appunto, queste aziende trovano in realtà conveniente, perché risparmiano sui costi, sulle sedi, su una serie di cose, appunto, che insomma prima dovevano affrontare il dipendente che stava lì, che insomma doveva consumare lì, mangiare lì, insomma diverse cose.
Conveniente anche per chi poi lo pratica da casa perché non deve andare a trasferirsi in città, diventate carissime perché comunque si sa che in base alla legge di mercato quando la domanda è molta, insomma il prezzo si alza, quindi cercare un appartamento a Milano, vivere a Milano diventa praticamente, tra l'altro leggevo anche tempo fa che in rapporto allo stipendio guadagnato Milano sarebbe la città più cara d'Europa, anche di Londra, in rapporto a quello che si guadagna, attenzione. Quindi diventa molto conveniente per tutti questo smart working. E in virtù appunto però di questa situazione, Il Sole 24 Ore pubblica appunto questa analisi, questa riflessione, dove appunto si evince che le città si stanno svuotando, si sono svuotate, certo è agosto, quindi ad agosto si svuotano comunque, ma evidenziava uno svuotamento maggiore, quindi un abbandono maggiore di queste città, e con molti lavoratori che ritornano al luogo d'origine, al sud. E lavorano da lì per l'azienda che ha sede a Milano, per l'azienda che ha sede a Roma, per l'azienda che ha sede a New York. E questo risulta interessante, soprattutto considerando che una città come Milano guadagna circa 100.000 residenti all'anno, quindi 100.000 persone si spostano la residenza per andare a, insomma, vivere a Milano, quindi proprio spostandosi la residenza, a discapito di molte altre piccole realtà, soprattutto del sud, che perdono, insomma, residenti e persone ogni giorno, perdendo persone, perdendo traffico, si perdono attività produttive, si perdono consumi, insomma, si sta creando in realtà ancora un divario enorme che viene ampliato di anno in anno in maniera inesorabile, perché lì, insomma, c'è il boom, 100.000 persone all'anno si spostano lì, quindi i ristoranti. Le attività aumentano, si ampliano, il lavoro c'è, se ne crea sempre dell'altro, si specula, si guadagna. Qui invece praticamente siamo rimasti, così, vabbè, dal sud chiaramente, si capisce, insomma, siamo rimasti veramente in pochi e si fa fatica, comunque c'è molto meno mercato, gira molto meno l'economia e tutti ne soffriamo ovviamente. E poi sono posti bellissimi, stupendi. Che vengono abbandonati veramente in maniera sbagliata, secondo me, perché con la tecnologia moderna, insomma, si può, secondo me, vivere qui e lavorare per chiunque. Nell'80% dei casi, attenzione, poi l'altro 20% chiaramente alcune attività non lo si può fare. Quindi io penso questo, e insomma, questa indagine si è occupata appunto di questa situazione. Vedremo, chiaramente, potrebbe, ed è forse un effetto temporaneo, perché comunque, prima o poi, anche se ultimamente i contagi stanno aumentando, prima o poi si dovrebbe stabilizzare con il ritorno alla normalità, ritorno in ufficio, ritorno in sede. Ma attenzione, si è appunto affrontato un modello di lavoro che prima era veramente ridotto ai minimi termini, ora invece è molto diffuso, sta continuando ad essere utilizzato per sicurezza, perché molte sedi non possono garantire degli spazi e delle distanze sufficienti, perché prima si cercava di minimizzare, quindi si stava in dei buchi stretti, tutti quanti attaccati, ora non lo si può fare più e quindi molte aziende non sono attrezzate, avrebbero un costo enorme nel farlo, quindi stanno, insomma, continuando con questa attività di smart working. Io stesso, vabbè, faccio un lavoro di libera professione, ma io stesso, comunque, lavorando per delle realtà più grandi, lavoro tranquillamente, con, insomma, aziende che hanno sede a nord, o comunque per persone che non sono fisicamente qui vicino, sono lontano, insomma, lontanissime, insomma, quindi non ho mai visto nemmeno in faccia alcune, però li sento quotidianamente, insomma, mail, telefoni, videoconferenze, call conference, insomma, c'è di tutto, gli strumenti li abbiamo, e anche qui in un paesino del sud, dove per fortuna qualche anno fa è arrivata la fibra, si può fare un discorso del genere tranquillamente. E quindi interessante, sì, speriamo che insomma tutti spingeranno per questa attività di lavoro, per questo tipo di lavoro, e che finalmente
possano rivivere appunto questi paesi del città e paesi del sud una nuova vita, perché altrimenti insomma andrebbero a morire inesorabilmente. Proprio è stata una cosa inaspettata questa, ma diciamo che forse c'è l'ultima possibilità di rilancio, perché altrimenti non se ne vedono altre. Cioè, turismo sì, d'estate, al mare, in montagna e basta, poi insomma tutti via, tutti accalchiamoci tutti a Milano, accalchiamoci tutti nelle grandi città d'Europa, d'Italia, del nord Italia, perché qui non si campa, ecco, questa è la filosofia. Purtroppo è così, cioè un giovane ha difficoltà, qui se la devi inventare l'attività, ecco, non è sempre facile, non è sempre, non ti riesce sempre inventartela, quindi non è facile, e ci vogliono anche forse sicuramente degli investimenti iniziali che un giovane magari appena laureato non ha, quindi gli viene più naturale, facile andarsene a lavorare per insomma delle grosse aziende, delle aziende, delle realtà che stanno al nord e che pagano tranquillamente, anche se la vita è carissima, si fanno dei sacrifici, si prendono case insieme ad altre persone, dei buchi, si dividono, insomma una qualità di vita che comunque è bassa, è molto bassa rispetto a qua dove la vita costa molto poco, gli spazi ci sono enormi, sono molto belli. Ci si può permettere con il costo di una stanza, una villa praticamente qui, e in generale parlo della Calabria, ma del sud Italia, in alcuni posti, non in tutti i posti, ma in alcuni posti, e alcuni famosi, insomma, sono gli articoli che appunto riportavano notizie, case a 1 euro, regalano case in alcuni borghi, anche molto molto belli, quindi riviverli sarebbe una cosa fantastica, e lavorare chiaramente per aziende. Con la digitalizzazione oramai è così, insomma, quindi la riflessione è questa. E volevo parlare di questa cosa, perché ho letto questi articoli interessanti, sono cani. E un saluto a tutti.